Eccoci qua, ben ritrovati in studio, Emanuele. Allora, oggi è di scena la Calabria. Sì. Percorreremo i sentieri di questa regione bellissima nel Cammino di San Francesco di Paola. Andremo a scoprire gli scorci lungo il mare, ma anche le i boschi della Sila, sì, sì. Gli altipiani. Sarà proprio un camminare tra tradizioni, religione, cultura. Hai detto bene, tra l'altro proprio nel mio spazio ci sarà uno dei creatori proprio di questo cammino, degli ideatori, e ci racconterà come vivevano le persone nei boschi, come sfruttavano i boschi, per esempio con i carbonai che facevano il carbone, le neviere, la raccolta della pece dai pini silani, insomma tante belle tradizioni che ancora si possono scorgere quando si va a camminare in quei posti. Bene, Emanuele, andiamo allora a conoscere una coppia bellissima. Loro hanno un'osteria su una delle tappe del Cammino di San Francesco di Paola a Cerzeto, siamo in provincia di Cosenza, e sono Filomena ed Emilio Rotondò. Benvenuti. Grazie. Sono una coppia bellissima, sono insieme da tantissimi anni e fanno una cucina molto calda, molto familiare, molto affettuosa. E avete anche la vostra piccola produzione, no? Di cibo, sì, genuino, tutto. Vero Filomena? Tutto quello che vede qui lo produciamo noi. Che meraviglia. Adesso... per il ristorante e per la nostra famiglia. Ecco. Intanto avete portato anche... chi è questa signora nella vigna? Che bella! Ah, quella è mia madre che raccogliamo l'uva, quella è l'uva fragola. L'uva fragola che ce l'hai portata lì, sì. ed è bellissima. Che cosa, sì, ci stai preparando? Qual è il primo piatto che ci preparate? Allora, questi sono i fusilli fatti in casa, mezzi fusilli perché si possono fare anche più lunghi. E vengono, lo abbiamo chiamato questo piatto, il piatto dei pellegrini, dedicato ai pellegrini che, certo, vengono per San Francesco. È una pasta di acqua farina questa? Solo però farina di grano duro e acqua, nient'altro, sì, più. Mi dicevi che questa era una pasta che si fa da voi sempre nelle occasioni di festa? Sì, nelle occasioni di festa, prima si faceva quando si sposavano, una coppia si sposava, perché era un piatto ricco, allora si faceva questo qui. Però non, magari non lo mettevano nelle ciotoline, ma nelle teglie grosse. Teglie grosse. Ecco, Emilio, a base di che cos'è il sugo di questa pasta che state facendo? Pomodoro fresco, basilico, aglio e basta. E un po' di cipolla. Allora, dovete sapere che questa coppia magnifica sta insieme da tantissimi anni, non hanno avuto figli, ma hanno tanti nipoti. È vero che, sì, voi siete tanti nipoti, Filomena? Sì. Tutti principalmente quanti? Abbiamo un bambino che si chiama Enrico. Enrico, quanti, sì, anni ha adesso? 5 anni. 5 anni, che bello, sarà orgoglioso. Sì, lo amiamo tantissimo. Di voi, eccolo. Come, vi aiuta pure in cucina, Sì, tantissimo. Aiuta, eccolo, serve, vedo, eccolo, sta lì. Facendo pure le sta facendo cose le stesse cose che facciamo che noi. Facendo voi, va bene. Sì. Poi, quindi, il queste sugo a base di pomodoro che pomodoro coltivate fresco. Voi. Sì. Mi piace moltissimo questa griglia che hai portato. Questa si chiama canne. Quattrizzola. È stupenda. Li fanno tutti a Cerzeto quasi. Sì, questo li fa anche mio marito, ma anche un artigiano. Sì. Che un Franco, servono mio, anche un per essiccare i fichi? Serve, sì, per essiccare i fichi, mettere questi qui e i peperoni, anche quelli secchi lì, quelli tagliati. Sì. Io vorrei farvi vedere questo cesto che è commovente, perché questi sono gli ultimi fichi della stagione di, sì, quest'anno. I tardivi. I tardivi, guardate che belli, che colori autunnali hanno preso anche i fichi. E poi avete portato i fichi essiccati, le catenelle, sì. Quelli, sì, poi crocette. Le crocette, insomma tutte cose che fanno parte ovviamente della vostra tradizione. Allora io vi lascio lavorare. Grazie. Qui che cosa stai facendo? Quelle polpettine da mettere dentro quella pasta. Di che cosa sono fatte? Sono fatte di carne di maiale, pane, un po' di prezzemolo, uno spicchietto d'aglio piccolo piccolo schiacciato e del formaggio. Va bene. Allora ti lascio lavorare. Grazie. E vado a salutare invece Alessandro Mantuano, guida ambientale escursionistica, benvenuto. Grazie. E padre Alfonso Longobardi, benvenuto. Grazie. Padre dell'Ordine dei Minimi di San Francesco di Paola. Allora, caro Alessandro, tu hai contribuito insieme ad altre persone a creare questo cammino, a delinearlo. Adesso poi vedremo come nasce proprio questa iniziativa, ma è già funzionante, ben tracciato, percorribile una prima grande parte di questo cammino già da un anno. Io vorrei intanto che tu mi facessi vedere sulla mappa questi 112 chilometri di cui parliamo questo pomeriggio. Da dove a dove si va? Allora, i primi 112 chilometri iniziano da San Marco Argentano, nella zona costiera quasi del Tirreno Cosentino, anche se siamo nell'entroterra,
Passando poi da Paola si arriva fino a Paterno Calabro, è un percorso di 6 tappe. Sì, questo è il primo cammino. Questo invece che stiamo vedendo adesso è il percorso che diciamo sarà nella sua completezza quando sarà finito il progetto. Cioè quello da Paterno Calabro, poi fino a Corigliano Calabro e poi a Monte Sant'Angelo. A Monte Sant'Angelo, sì, questa è la parte che ancora manca, da Paterno Calabro a Corigliano e poi a Monte Sant'Angelo è quello che invece è in fase di progettazione. Quindi alla fine il cammino di San Francesco di Paola sarà di quanti chilometri? Conterà 320 chilometri da fare in 15 tappe, però abbiamo pensato di realizzare dei sottoitinerari, delle vie, certo, in modo che un pellegrino che non ha a disposizione magari 15 giorni per fare tutto l'intero cammino può fare un troncone soltanto. Certo, infatti questo di cui parliamo oggi, i primi 112 chilometri, si possono percorrere in 6 giorni, vero? Sì, 6 giorni, anche questi però divisi in 2 sottitinerari. La Via del Giovane da San Marco Argentano a Paola, che ripercorre in pratica i luoghi dove San Francesco visse la sua adolescenza, la sua giovinezza. E poi da Paterno Calabro a Paola è la Via dell'Eremita. Altri 3 giorni e sono 63 chilometri. Ecco, allora tra poco vedremo in che modo questo cammino è tracciato, le credenziali, però prima volevo chiedere a padre Alfonso Longobardi invece di raccontarmi la figura di San Francesco da Paola, perché lui era un frate eremita, è così? Sì, è un ragazzo che all'età di 15-17 anni si ritira a vita eremitica sulle montagne di Paola, nei boschi di Paola. Paola è un paese in provincia di Cosenza e lì decide di vivere quella che poi è stata chiamata la vita quaresimale, che è proprio la caratteristica dell'ordine dei minimi, cioè vivere i pilastri della quaresima per tutta la vita. E lui lo fa in modo particolare attraverso questa scelta eremitica, quindi se ne sta solitario nel silenzio, si dedica alla preghiera, alla penitenza, alla contemplazione della bellezza di Dio che poi splende in tutta la creazione, in tutta la natura. Per cui è una scelta molto particolare che lui fa lì. Ed è un cammino di conversione, potremmo dire, che lo porta a spogliarsi di tutto, di quei difetti, potremmo dire, di quei mali che caratterizzano tutta l'umanità, che sono l'egoismo, la sete di potere, per entrare in un nuovo rapporto con la natura, con se stessi, con gli altri. Ecco, con Dio. C'erano poi delle persone che lo hanno seguito, tanto che lui ha fondato un ordine. Sì, questo stile di vita non rimane inosservato. C'è un racconto orale, della tradizione orale, che dice che San Francesco è stato scoperto in seguito a una battuta di caccia, dei cacciatori che vanno appresso a un cerbiatto. Questo cerbiatto si rifugia nella grotta dove stava San Francesco e lì scoprono questo eremita giovanissimo e in seguito poi questo stile di vita attirerà tanti giovani e lui, pur non volendo, perché diciamo l'inizio non ha questa intenzione di fondare l'ordine, si troverà ad essere un fondatore dell'ordine, di un ordine che è quello dei minimi, dei frati minimi, che poi sarà nella storia della Chiesa il fondatore più giovane di un ordine religioso. Ecco, questa è la grotta, vero? Sì, questa che vediamo è la grotta della penitenza. No, questa è di Paterno Calabro, sì. Scusate. Ed è una grotta che è quasi scavata nella terra, mentre questa qui è la grotta della penitenza, che sarebbe la prima grotta dove lui si è ritirato a Paola. E a Paola abbiamo una seconda grotta che è scavata a mano ed è nelle prossimità del fiume. Ecco, e invece il tuo monastero dov'è, padre Alfonso? Io abito a Sant'Andrea delle Fratte, nel santuario della Madonna del Miracolo, a pochi passi da Piazza di Spagna. Qui. Ah, qui a Roma? Sì. Quindi molti non sanno che Trinità dei Monti è il convento fatto costruire da San Francesco di Paola e la scalinata di Piazza di Spagna è la scalinata che fanno costruire i frati minimi per accedere al convento. Mamma mia, pensa, non lo sapevo neanche io che sono di Roma, mamma mia che bello. Senti, tra poco torniamo a parlare di San Francesco di Paola e anche del cammino. Alessandro, prima volevo riaffacciarmi in cucina un momento con i nostri ospiti, con Filomena ed Emilio, perché tra poco dovremo impiattare. Sì. Che cosa stai facendo? Allora, adesso? Questi sono i fusilli già cotti, sì, perché ci vuole più di mezz'ora per cuocerli, sì. Li abbiamo cotti prima.
In che senso ci vuole più di mezz'ora per cuocerli? Perché sono fatti con farina di grano duro, per cuocerli nell'acqua. Quindi una pasta che bisogna cuocere a lungo. Pertanto, sì, perché in effetti rimane sempre al dente. Sì. Si mette il sugo, poi mettiamo un po' di uova sbattute dentro. Sì. Ah, quindi è un piatto molto ricco molto questo. Ricco, per forza è un piatto della festa. Del formaggio. Non ha nulla a che vedere con la frugalità di San Francesco di Paolo. No, è tutt'altra cosa. È tutt'altra cosa. Ecco qua. Va bene. Poi questi qua li mettiamo... Ecco, comincia il formaggio a non comporre ci serve più il piatto. Il tuo piatto, ecco. Quindi farai, te lo lascio comporre e torno, dai miei ospiti. Allora, tornando al cammino, il cammino è stato tutto quanto mappato, vero? Con le tracce del GPS. Sì. Alessandro? Sì, è tutto mappato, è stato un lavoro molto lungo, naturalmente prima di studio sulle mappe. E poi andando proprio nei boschi a fare diverse ricognizioni l'abbiamo georeferenziato, abbiamo cioè realizzato le tracce GPS che adesso sono disponibili gratuitamente sul sito del Cammino di San Francesco. Ecco, ricordiamoci che questo cammino tu non l'hai messo su da solo, no. Lo hai fatto insieme a Vincenzo Astorino e Riccardo Tolmino, che sono in studio con noi, che io saluto, insieme ad altri amici che sono venuti dalla provincia di Cosenza per parlare qui a Gheo di questo cammino. È vero che nella mappatura avete fatto una cosa un po' particolare, anche legando proprio questo cammino ai momenti della vita di San Francesco di Paola? Sì, abbiamo realizzato una segnaletica molto particolare, delle pietre miliari messe ad ogni incrocio di sentiero. Naturalmente c'è l'indicazione con la freccia che ti indica la direzione da seguire, i chilometri mancanti alla fine del cammino e poi la particolarità che stiamo vedendo in foto è proprio il fatto che in ogni pietra c'è una scena diversa della vita di San Francesco di Paola. Il camminatore può scoprire insomma che cosa rappresenta quella scena attraverso un'applicazione che abbiamo realizzato, sì. L'app proprio del Cammino di San Francesco di Paola, che ti racconta quando tu ti trovi in una pietra miliare. Grazie al GPS che abbiamo tutti all'interno di uno smartphone, ti localizza in quella pietra e ti racconta certo. L'avvenimento che stai guardando sulla pietra. Naturalmente l'applicazione ha tante altre funzioni, alla mappa escursionistica con la propria posizione reale in cui ti trovi in quel momento e tante altre funzioni. Più tardi con te parleremo anche dell'accoglienza, ma Padre Alfonso, quando è che viene canonizzato San Francesco di Paola? Quando diventa santo? Il primo maggio del 1519. Quindi il prossimo anno sarà 500 anni, sì, sarà un bel momento da festeggiare. E la canonizzazione è un po' particolare perché dobbiamo sapere che fino a San Francesco di Paola i santi si facevano con l'invocazione del popolo, un po' come è successo con Giovanni Paolo II, dove tutti dicevano santo subito. Sì. Con San Francesco di Paola invece la Chiesa incomincia quello che poi è stato chiamato il processo di canonizzazione, e cioè proprio un processo canonico dove ci sono una serie di testimonianze. Noi abbiamo centinaia e centinaia di testimonianze, perché questi processi si tengono in Calabria ma anche in Francia, dove ci sono persone che raccontano quello che è accaduto loro incontrando certo. San Francesco di Paola. E quindi insomma è stato canonizzato nel 1519 ed era un uomo particolare, è vero che a un certo punto fu mandato dal re di Francia che era gravemente ammalato? Sì, San Francesco lo possiamo definire un eremita viandante, perciò che cammina sì. un po' dappertutto, però c'è stato questo paradosso che si è venuto a creare, perché il re di Francia, che allora lo possiamo intendere come il re più potente dell'Europa, del mondo occidentale, ammalato, fa una richiesta particolare al Papa dell'epoca, gli chiede di far venire San Francesco di Paola perché aveva sentito che faceva tanti miracoli, gli chiede di far venire San Francesco di Paola alla corte per essere guarito, quindi per avere il miracolo. Il Papa glielo accorda, quindi è bizzarro il fatto che una persona in vita viene chiamata dal Papa per fare un miracolo. San Francesco va lì a Tours, quando incontra il re gli dice che si deve preparare alla morte. Che e non c'è nulla da fare. Cioè, e a vivere quegli ultimi istanti convertendosi all'amore di Dio. E poi San Francesco diventerà una guida spirituale per lui e per la famiglia del re.
Beh, allora, grazie. Grazie a padre Alfonso Longobardi dell'Ordine dei Lini di San Francesco di Paola per averci ricordato la figura di questo grande santo del cammino di San Francesco in Calabria. Tra poco torniamo a parlare insieme ad Alessandro Mantuano. Prima però concludiamo questo piatto, questo sì. piatto della festa, questo piatto. Allora, questo è un piatto che veramente lo ristora il pellegrino, possiamo sì, dire. Sì, gli piace tantissimo. Vero? Abbiamo messo le polpettine, il salame, il formaggio fresco, quello lì. Che formaggio è questo? L'avete... Di mucca, va primo bene. Sale. Primo sale. Formaggio grattugiato, pomodoro. Va bene, quindi a quel punto riprende tutte le forze e può sì, fare un'altra sì, e poi possono camminare di nuovo. Ecco, e può andare nei boschi, nei certo. boschi dove scopriremo adesso il valore. Questo si mette nel forno. Nel forno, è perfetto, un pochino, no? Sì, poco, giusto per attaccare, così attaccano gli ingredienti. E allora adesso andiamo a scoprire il valore, l'importanza degli antichi mestieri del bosco, della foresta con Emanuele. Sì, adesso è il momento di andare a parlare tra pochissimo col mio ospite dei boschi, delle tradizioni in questi luoghi stupendi, ma prima andiamo a vedere il nostro Francesco Petretti in cammino da San Fili al santuario di San Francesco in questo bel filmato di Francesca Catarci. San Fili, inizia qui il mio viaggio alla scoperta di una Calabria per me inedita, quella della catena costiera. Una dorsale montuosa che dai monti di Orso Marzo a nord arriva fino a Lamezia, sulla costa tirrenica, raggiunge anche 1500 metri di quota e lì le cime si stanno scoprendo, questa nebbia si sta alzando e si vedono queste montagne. Beh, sono sulle orme del santo di San Francesco di Paola, sulla tratta che si chiama proprio la Via dell'Eremita, che va da Paterno fino al santuario di San Francesco, a Paola. Buona parte del percorso, anzi per l'esattezza il 60% della Via dell'Eremita, si svolge all'interno del bosco. E il bosco, nelle parti più alte, qui siamo quasi a 1000 metri, è rappresentato dalla faggeta, con queste grandi piante, questi grandi alberi, avvolti un po' dall'edera, accompagnati anche dall'agrifoglio e dalle felci. Quindi una tipica situazione di un bosco decisamente umido e anche abbastanza fresco. Ogni angolo attira come una calamita il mio sguardo, la mia attenzione, perché sono alla ricerca di un animale straordinario che vive praticamente solo qui, che si chiama la salamandra di Giglioli. E questa salamandra è una salamandra gialla, color oro. Le condizioni sono ideali per la salamandra, perché c'è molta umidità e c'è poi questa nuvolosità bassa. La salamandra è un anfibio, quindi un parente alla lontana di rospi e rane. Quando ci sono queste giornate uggiose, esce fuori allo scoperto e comincia a spostarsi alla ricerca dei torrentelli dove va a riprodursi. Però non si trova. E allora che faccio? La disegno. È un po' come facevano gli antichi pelle rossa quando andavano a caccia, che per propiziarsi la caccia disegnavano il bisonte o il cervo. Poggerò a quest'albero che è venuto giù, ma di recente, perché ha ancora delle foglie verdi. Quindi questa pianta in realtà è viva, però prima o poi non ce la farà a sopravvivere. Però è importante che gli alberi vengano giù e che restino soprattutto in queste posizioni. Sono utili per la foresta. Questa salamandra che vive nei boschi di faggio, di abete bianco della Calabria è una sottospecie della salamandra gialla e nera, detta anche salamandra pezzata, che si trova un po' in altre parti d'Italia, anche nel resto dell'Europa, ma questa qui ha una sua particolarità, perché la sua colorazione, invece di essere nera a macchie gialle, in realtà è gialla con qualche segno nero, quindi ha invertito completamente la disposizione dei colori. Forse uno degli animali più belli della nostra fauna. Un capolavoro di arte astratta. Questa foglia di acero è caduta, perché ormai siamo nella stagione autunnale, ma è stata attaccata
da vari organismi, da vari parassiti, in particolare dai funghi, per cui alla fine il risultato è questa tavolozza di colori, queste forme geometriche. Dalla faggeta fredda e umida si scende rapidamente nel bosco termofilo, caldo. Questa è un po' la caratteristica delle montagne della catena costiera in Calabria. In alto neve e freddo, in basso mare assolato. E quindi ci sono le piante della macchia mediterranea, come l'erica, oppure l'ampelodesma, questa graminacea dalle foglie taglienti, oppure come queste querce, le roverelle. Tutte piante che sicuramente erano ben note a San Francesco di Paola. Si dice che sia vissuto a lungo perché si nutriva solo delle erbe spontanee che venivano dai boschi e dalle campagne. Al termine del cammino, la via dell'Eremita e anche la via del Giovane. Entrambe convergono qui. Sotto c'è Paola, sotto c'è il mare, ma qui c'è questo santuario dedicato a un santo importante. Da tutto il mondo vengono in pellegrinaggio qui. San Francesco visse per 91 anni, una lunga esistenza che trascorse in buona parte nella sua terra, nella sua amata Calabria. Questa Calabria così piena di sole e di bellezze. Un luogo dove oggi i pellegrini possono venire e possono sostare nelle tante opportunità offerte da questi cammini. Ci sono naturalmente le strutture ricettive e dove mancano, perché i paesi sono piccoli, 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 lì sono le famiglie ad ospitare i pellegrini, ricevendo in cambio una donazione, un donativo. Beh, sembra di essere tornati ai tempi antichi e forse è un bene. E ritorniamo in studio per continuare a parlare del cammino di San Francesco di Paola. Andiamo in particolare a conoscere quelle che sono le tradizioni legate all'uso dei boschi dal punto di vista umano. Lo facciamo in compagnia di Vincenzo Astorino, architetto e ideatore del cammino di San Francesco di Paola, insieme ad Alessandro Mantuano e Riccardo Tolmino. Ci hai raggiunto qui in studio dalla parte dell'ospite in studio, non soltanto dal nostro pubblico. È un piacere averti qui, caro Vincenzo, e anche perché comunque i boschi dell'Appennino, tutto l'Appennino italiano, sono legati spesso all'uso che l'uomo ne faceva localmente. Qui nell'Appennino del Sud, sostanzialmente quelle che erano le tradizioni più particolari erano legate all'utilizzo del legname, per altri, per alcuni versi, e poi per arrivare poi ad avere gli alimenti in fresco per l'estate. Ne arriveremo tra poco. Intanto parliamo dei vari mestieri che si potevano incontrare camminando e si possono ancora incontrare oggi come memoria di una tradizione che ormai è passata nei boschi dell'Appennino Calabro. Sì, lungo i sentieri appunto del cammino di San Francesco di Paola sono tangibili i segni, sono ben visibili di quelli che sono stati appunto i mestieri che venivano fatti fino a pochissimi anni fa, quindi soprattutto il mestiere dei carbonai, il mestiere dei nevaioli e i mestieri dei piciari, che è più sulla catena della Sila e che appunto passeremo col prossimo cammino. Tra l'altro a quante persone davano sussistenza in generale questo tipo di lavori? Poi andiamo a vederli in particolare, ma era molto diffuso questa sì, pratica era in molto tutta diffuso. Italia, in realtà, in tutto l'Appennino. Sì, nonostante fossero mestieri appunto molto faticosi, poco remunerativi, però davano sussistenza appunto a molte generazioni che hanno appunto di questi mestieri vissuto per molto tempo. Primo fra tutti forse potremmo citare quello dei carbonai, perché il carbone era la forma di chiaramente di produzione di calore nelle case, di produzione di fuoco e di quello che era la parte di riscaldamento urbano anche chiaramente, non soltanto nella situazione agriculturale, di tutta Italia. Quindi le carbonaie erano una pratica veramente molto diffusa e abbiamo qua anche una immagine sul mio touchscreen che può far vedere come funzionava una carbonaia. Sì, considerato che con l'avvento dei nuovi combustibili fossili è un mestiere che è andato a scemare, a perdersi, anche se in Calabria
specificatamente a Serra San Bruno, ci sono ancora dei focolari che appunto producono il carbone. Fantastico, questo era lo schema della carbonaia, sì, come veniva creata. Spiegaci un po' le varie... Allora, le varie fasi, la prima fase naturalmente era quella della scelta di dove posizionare la carbonaia, perché era molto importante, perché la carbonaia funziona nel far carbonizzare appunto il legname, sì, però carbonizzare in assenza di ossigeno. E l'ossigeno naturalmente non precludeva la carbonizzazione, quindi una volta accatastato il legname a forma conica, veniva ricoperto appunto con della paglia, con delle foglie umide bagnate e con del terriccio. Questa era la funzione appunto di non far passare l'ossigeno all'interno della carbonaia e quindi permettere una carbonizzazione completa. Una volta data la forma appunto alla carbonaia, veniva messo il fuoco da un camino centrale di questa carbonaia e quindi cominciava la fase della produzione del carbone. All'esterno c'erano dei fori che servivano per controllare appunto la fase della carbonizzazione, e quando da questi fori non usciva più il fumo, significava che la carbonizzazione era completa e quindi si poteva cominciare a dismettere la carbonaia. Fantastico, una pratica incredibile che tra l'altro appunto per il suo tipo di sviluppo e di produzione richiedeva ai carbonai di vivere sostanzialmente, sì, nel bosco vicino alle carbonaie, no? Sì, perché soprattutto le carbonaie erano posizionate in luoghi poco accessibili, anche se era preferibile sempre mettere delle vie di comunicazione, però parliamo anche per di il trasporto, via, poi, sì, chiaramente del carbone. Però parliamo di vie di comunicazione, erano delle cararecce e ci si saliva con i muli, quindi non c'era bisogno di grossa diciamo di strade, certo, quelle che intendiamo, quelle che intendiamo, certo, adesso. E quindi veniva una volta che il carbone era prodotto, sì, era pronto, i carbonai non solo dovevano continuamente andare lì a, sì, vedere che appunto non ci fosse più fumo e quindi che il carbone fosse pronto, sì, ma poi cosa dovevano fare? Dovevano scavare? Sì, immagino. Loro intanto dovevano essere sempre presenti durante questa fase, perché poteva capitare che durante la carbonizzazione il fuoco si spegnesse oppure potesse creare problemi contrari, cioè una forte quantità di fuoco, quindi certo, andava controllato. Tra l'altro mettevano spesso infatti le carbonaie spesso sono vicine a corsi d'acqua. Sì, a corsi d'acqua per evitare, ovvio, erano nei boschi, quindi per evitare degli incendi. E quindi chi assisteva alla carbonaia era costretto a vivere in loco e molte volte si costruivano dei ripari molto rudimentali, come forse c'è qualche immagine che lo può dimostrare, ecco, come in questa immagine, che dava la possibilità a una o due persone di dormire. Sono caratteristiche perché sono fatte il più delle volte sotto il tronco di un albero con del pietrame, quindi garantiva il riparo per la notte. Incredibile. Ci sono ancora i carbonai? Esistono ancora persone che fanno questo tipo di pratica? Oggi no, è praticamente scomparsa, no? Sì, lo fanno ancora, ma in modo quasi del tutto artigianale. Sì, più è come quasi una... per conservare, sì, una tradizione, sì, per conservare una tradizione, cioè sì, rimane il modo di allestire la carbonaia, però poi tutto il resto è cambiato naturalmente. Ah, ok, sì. Fu una pratica che appunto viene poi sostituita dai combustibili fossili, tra cui chiaramente il petrolio, eccetera, sì, eccetera. E andiamo poi all'altra pratica di cui rimangono molte memorie anche, sì, nelle campagne, nei monti calabresi, cioè i nivaroli. I nivai, o comunque i nevai, sono un'altra incredibile opera, se andiamo a vedere poi come venivano usati e perché venivano fatti. Sì, naturalmente adesso oggi la possibilità di avere il ghiaccio, grazie ai condizionatori, grazie ai congelatori, però ricordiamo che fino a 50-60 anni fa non era possibile in alcuni posti avere a disposizione appunto del ghiaccio o della neve fresca. Qui ho uno schema, tra l'altro, che possiamo commentare brevemente insieme, sì, di come funzionava un nevaio. Perché sì, poi... una neviera non è nient'altro che, nel caso del nostro Appennino, di una profonda buca scavata, sì, nel terreno, il più delle volte esposta al nord per evitare il sole, e quindi per evitare che si sciogliesse appunto la neve, e che era in inverno, veniva scavata appunto, veniva ricoperta sia il fondo che lateralmente con della paglia e con delle foglie. Sì, in modo da il bordo che, sì, vedete qui è paglia, esatto, e per garantire, coibentante. Esatto, aveva la funzione di coibentare appunto lo strato esterno del terreno con la neve. Una volta caduta la neve veniva pressata. Perché questa veniva pressata? Qua, sì, certo. Perché intanto permetteva di avere una quantità maggiore
maggiore di neve, e poi perché si potevano realizzare degli strati paralleli di 20-30 centimetri di altezza, ricoperti ogni strato sempre con lo stesso coibentante, quindi paglia, sempre paglia, esatto. Insomma, e questo garantiva, quando veniva estratto durante i mesi estivi, e arriviamo all'ultima parte, esatto, garantiva agli strati che si trovavano in profondità di mantenere sempre la temperatura sotto lo zero. E quindi nella fase, ecco, qui è rappresentata appunto quello che rimane delle neviere nelle nostre montagne, anche perché ormai è un ricordo del passato, non venendo più utilizzate. Quindi si scavava appunto qui vediamo le dimensioni che hanno queste neviere, e avevano la funzione appunto di produrre il ghiaccio, la neve. Incredibile. Quindi c'era neve, quindi soprattutto ghiaccio, sì, che veniva portato poi in città per tutta la stagione estiva. Per tutta la stagione estiva. C'erano anche coloro che invece estraevano la pece, si poteva produrre pece bianca, pece nera. Abbiamo pochissimo tempo, ormai praticamente è finito, ma ricordiamo anche quest'altra ultima tradizione. Sì, la resinazione, in pratica, che avveniva sia dagli antichi romani, che la utilizzavano per impermeabilizzare le loro flotte navali, e veniva estratta, viene, anche se ancora non lo fanno solo a modo dimostrativo, veniva estratta dai pini, quindi questa venivano fatte delle incisioni all'isca di pesce che permettevano appunto alla... Questa è interessante, questa immagine è interessante perché è una immagine attuale, questo sono quello rimaste, che si vede ancora di questa pratica. Sui pini molto antichi sono rimaste queste tracce appunto degli incapi che si facevano. Davvero interessante, abbiamo finito il nostro tempo, ma perché sono tantissime le cose da vedere in Sila e non solo, nell'Appennino calabrese in generale. Grazie ragazzi, è stato veramente un piacere, grazie a Vincenzo Astorino, poi chiaramente Alessandro Mantuano e Riccardo Tolmino, che con te avete dato vita a questo canale. Cammino, grazie veramente. Ora è il momento di tornare in cucina con Sveva e col suo ospite. Eccoci qua, allora torniamo in cucina con Filomena ed Emilio Rotondò. Loro hanno un'antica osteria che sta a Cerzeto, in provincia di Cosenza. Quanti chilometri siete da Cosenza? 40. 40. E vedo che Filomena sta lavorando le erbe selvatiche. Sì, finocchietto, dente di leone, cicoria. Punte di ortica e bieta che cresce da sola spontanea da noi, biettina. E che piatto ci fate adesso? Il piatto di San Francesco. Ah, ok. Che allora, è un piatto molto semplice. Lì stiamo friggendo l'olio con l'aglio e il peperoncino. Sì. Poi aggiungiamo i pelati, quelli fatti da noi, e facciamo un po' ammorbidire il tutto. Ecco, poi ci aggiungerai le erbe selvatiche e dei fagioli? Fagioli ce l'abbiamo freschi, però siccome per tempo, ci vuole un sacco di tempo per cuocerci, l'abbiamo già cotti. Ecco. E queste verdure selvatiche vengono anche ripassate in padella, da noi si anche usano volendo tantissimo. E questi sono il misto di fagioli locali? Sì, tutti locali, tutti questi. E l'avete chiamato il piatto di San Francesco perché si sa che lui era eremita, era molto frugale, si nutriva soprattutto di legumi e di erbe, di radici. Fave, erbe e le verdure dell'orto. Allora, vi lascio lavorare e torno da Alessandro Mantuano, guida ambientale escursionistica, che ha messo tra i fondatori del Cammino di San Francesco di Paola insieme a Vincenzo Astorino e Riccardo Tolmino, e adesso è accompagnato da Lucia Parise. Benvenuta Lucia. Lucia ci parlerà di Mendicino. Siamo sempre in provincia di Cosenza. Siamo in provincia di Cosenza. È una delle tappe del cammino e del fatto di come questi cammini poi aiutino in qualche modo a valorizzare i piccoli borghi, le piccole comunità locali, a portare nuova vita, turismo, nuovo interesse per dei luoghi che a volte sono un po' confinati, no? Sono un po' Mendicino isolati. È un paese, è una città adesso anzi, che si trova a pochissimi chilometri da Cosenza e ha un bellissimo borgo di impianto medievale con delle case arroccate su due o tre colline. Però sono case molto antiche, alcune abbandonate. E spesso i proprietari stanno negli Stati Uniti oppure in America, sono emigranti, sono andati via. E sono andati via e quindi queste case non sono in un mercato, diciamo, non sono vendibili. Vendibili, esatto. Allora io e mio marito, che è guida ambientale escursionistica, che oggi mi ha accompagnato. Eccolo, ciao.
Abbiamo deciso di far diventare quella che era una nostra passione, cioè quella di abitare per scelta in questo centro storico, di far crescere nostra figlia in questo centro storico, è una figlia di 17 anni, e di restaurare una casa che dapprima è diventata la casa nostra di abitazione. Poi abbiamo iniziato con un piccolissimo bed and breakfast, credo che sia il più piccolo B&B d'Italia, la Casa Torre, che accoglie turisti di ogni genere, anzi noi amiamo chiamarli viaggiatori. Viaggiatori, viandanti. Certo. Stiamo recuperando altre case che diciamo mantengono le caratteristiche delle case nostre, no? Sì, non vengono ristrutturate in modo moderno, non vengono snaturate. Assolutamente. Si fanno degli interventi conservativi, no? Conservativi, però con tutti i comfort. Tutti comfort per fare un'accoglienza diffusa a Mendicino. Facciamo l'ospitalità diffusa e in particolare abbiamo acquistato una casa un po' più grande che diventerà la casa museo, perché siamo raccoglitori di materiali antichi. Ecco, di questo tra poco parliamo, ma proprio perché tu hai parlato del tema dell'accoglienza, volevo proprio chiedere a Alessandro com'è strutturata proprio sul cammino la rete dell'accoglienza. Sì, i pellegrini ad ogni fine tappa possono trovare accoglienza di diverso genere, sicuramente in classici B&B o anche in alcuni casi, come proprio il caso di Cerzeto, che è un piccolissimo paese sulle montagne. Qui abbiamo creato un'ospitalità diffusa, ma nelle famiglie. E le famiglie fanno un'ospitalità domestica in cambio di un donativo. E quindi queste due forme di accoglienza, B&B o accoglienza domestica. Ecco, il cammino che voi avete tracciato ha delle tappe, no? Sì. E ha pure le credenziali? Sì, ogni pellegrino ha la propria credenziale, che serve appunto per farsi riconoscere come pellegrino lungo questo percorso ed avere quindi degli sconti, delle agevolazioni, no? Un'accoglienza da pellegrino. Certo. E all'arrivo al santuario, presentando la propria credenziale timbrata, di tutte le tappe del percorso, riceve il testimonium, che è appunto la pergamena che attesta questa è quella della via del giovane. Questa è quella lì, va bene, questa è l'altra. Ecco, Lucia, tu dicevi che insieme a tuo marito Francesco La Carbonara si chiama, eccolo lì, a un certo punto avete fatto proprio una scelta di vita, no? Siete andati a vivere a Mendicino, tu facevi l'avvocato, invece a un certo punto ti sei messa a fare altro, a recuperare, no, la storia, la cultura, l'anima di un luogo e a recuperare anche, dicevi, materiali antichi. Sì, io qui ho un vestito di mia mamma, era di mia nonna, era il vestito da sposa del 1925. Poggialo sul tavolo, che ed è seta pura. Seta pura fatta tutto da loro in casa, mano, perché si allevavano, sì, i bachi da seta un tempo. Perché Mendicino, vero? In tutto l'Ottocento e all'inizio del Novecento aveva una grossa produzione di seta organzina, che era una seta pregiatissima che veniva esportata in tutto il mondo. E quindi questo era un abito di chi, mi hai detto, di mia nonna, di tua nonna. 1925. Pensa che bello. E tu vuoi fare un museo delle cose che raccogli? Sì, stiamo allestendo un museo con degli oggetti che fanno parte della tradizione artigiana e contadina di Mendicino, perché vogliamo recuperare questa microstoria, che è una storia che non viene scritta sui libri di scuola e che purtroppo sta scomparendo, perché siamo un po', tutti viviamo in una società un po' dove abbiamo tutte le stesse cose, no? Sì, le stesse, allora, cose. Questi oggetti recuperati poi diventano anche motivo di ispirazione per questi lavori, per queste coperte, per esempio queste sono state, questa è una coperta molto antica fatta in seta, questa gialla a Mendicino, questa gialla c'era fatta in seta sempre? Sì, sempre in seta. Ecco, e questa tradizione dell'allevamento dei bachi da seta, della produzione della seta, che bella che è. Non vive più lì a Mendicino? No, purtroppo. E non si può rimettere in piedi qualcosa? Sì, qualcosa l'amministrazione comunale sta facendo, c'è un piano borghi, probabilmente si recupererà un edificio che era un'altra filanda, perché Mendicino alla fine dell'Ottocento contava ben 155 opifici industriali, era un paese molto piccolo, quindi si produceva, c'erano più quasi fabbriche di seta che non case. E quindi, e adesso di questa tradizione non c'è più nulla? Non c'è più nulla, sono rimasti questi due bellissimi musei. E magari tanti alberi di gelso? Qualcuno, purtroppo no, qualcuno è scomparso, ha lasciato posto ad altri tipi di coltivazione, però si vuole riprendere questa produzione, riproduzione della seta, facendo in modo che una di queste filande, che non è più filanda, diventi una fabbrica dove
si vuole riprodurre di nuovo il vecchio filato, ecco. O comunque un'economia legata al mondo della seta. Intanto voi organizzate guide anche... fatte da guida escursionistica, sì, no? Organizziamo sia trekking di tipo naturalistico, ma anche nel paese, dove si possono visitare altri monumenti. C'è un bellissimo edificio, Palazzo del Gaudio Campagna, edifici importanti, delle importanti chiese. Quindi insomma ci sono tante, in ogni tappa, Alessandro, ci sono delle situazioni da vivere lungo il Cammino di San Francesco. Vogliamo rivederlo con la mappa, il Cammino di San Francesco di Paola, questo itinerario di cui stiamo parlando? Chiedo alla regia, a Michelangelo Pepe, di rimandarmelo. Allora, il cammino parte, mi dicevi Alessandro, ricordiamolo, allora, che ci si mette, sì, in ascolto adesso, da San Marco Argentano. Quello che stiamo vedendo è proprio quello già attivo, quello ben, sì, strutturato, con la segnaletica e l'accoglienza. Parte da San Marco Argentano e, passando dai borghi di Cerzeto, dal Bosco Cinque Miglia, da Paola, che è il paese natale di San Francesco, San Fili, Cerisano e Paterno Calabro, si attraversano ovviamente una natura quasi incontaminata. Ci troviamo sulla catena costiera calabrese. Che bella! Circa la metà del percorso si sviluppa tra i 1000 e i 1400 metri, quindi è soprattutto un percorso naturalistico e di paesaggi naturali. Poi ovviamente ogni fine tappa arriviamo in un borgo molto caratteristico che ci accoglie, insomma, ed è un cammino adatto a tutti, camminatori, pellegrini? Non è proprio adatto a tutti, perché bisogna avere un attimo di, non dico allenamento, però un'abitudine al cammino, dato che ci sono grossi dislivelli. Andiamo dai 500 metri, in cui si trovano la maggior parte di questi borghi, fino ai 1200-1300 metri, quindi grossi dislivelli da compiere, quindi un po' di allenamento soltanto. Ecco, tu sei tra i fondatori di questo cammino, Alessandro, ma nella vita fai tutt'altro. Io nasco come ingegnere. Ingegnere. Ho fatto per 5 anni l'ingegnere, poi mi sono reinventato guida ambientale escursionistica. Per un anno ho fatto entrambi i lavori e da quest'anno anche per il Cammino di San Francesco, perché sto dedicando praticamente tutte anima e corpo al Cammino di San Francesco. E perché? Perché cosa ti ha spinto a lavorare per il cammino, per il tuo territorio? È stato qualcosa che è venuto naturale, sia forse anche, sicuramente anche la mancanza di lavoro nell'ambito ingegneristico nella nostra terra, però il fatto di lavorare, di avere un ufficio all'aria aperta, invece, certo, di avere un ufficio... Non c'è niente di più bello. E poi bello, comunque... Sì. Valorizzi una risorsa del tuo territorio, che è sicuramente la natura, il turismo, la possibilità, sì, di in qualche modo fissare quelle che sono le tradizioni, no? Anche con le persone come Lucia, no? Sì, è ovvio, è un percorso, se vogliamo, religioso, spirituale, ma da guida ambientale escursionistica noi ci siamo concentrati prima di tutto nell'aspetto paesaggistico e naturalistico, e poi creando una rete insieme alle strutture ricettive, alle locande, ai ristoranti, abbiamo creato un sistema che va oltre la semplice escursione in natura. Bellissimo. Allora, ricordiamo che il Cammino di San Francesco di Paola, questi primi 112 chilometri che si possono fare in 6 tappe, è interamente mappato con tutto il GPS. Mappato e segnalato. C'è una map che vi può collegare poi a tutte le tappe della storia, della vita di San Francesco, proprio per chi volesse intraprendere il cammino col senso del pellegrinaggio religioso, ma è un cammino che si può fare anche per il piacere di fare delle escursioni. Sì. Grazie allora a Alessandro Mantuano, grazie anche a Lucia Parente. Grazie a voi. È bello conoscervi. Io torno in cucina, torno da Filomena e da Emilio Rotondò, che sono in una delle prime tappe del cammino a Cerzeto, e andiamo a vedere allora questo piatto, ecco, cara qua. Filomena. E questo è questa pronto? Questa zuppa del santo. Possiamo impiattare? Sì, certo, che bella, tutta fresca. Un po' di patate hai messo, un po' di pomodorino. Pomodorino, patate, tutti i tipi di fagioli che ci stanno in questo periodo. Che meraviglia. Erba selvatica. Perché è bello cucinare con le cose che offre, sì, la stagione, no? E dopo, per guarnire, mettiamo di sopra un po' di formaggio fresco. Primo sale nostro. Primo sale. Vostro, di vostra produzione? Sì, sì.
tutto di produzione avevo... limitatissima, ma è buona. Limitatissima, ma buona, perché tutto questo di vostra produzione, fate i formaggi, fate anche le carni, il maiale. Sì, il maiale, quello del capicolo, la pancetta, soprassata, salsiccia. Raccogliete le erbe, perché quella è la camomilla selvatica e quella è la ricotta. Quella, la ricotta, la serviamo con la melassa di fico. Mettila qua, va? Mettila qua, Emilio, che così la vediamo bene. La possiamo servire qua con la melassa di fico. La melassa di fico è il dolce antico, no? Delle vostre parti. Certo. Quindi la ricotta, questa si vede che già la fate ancora col canestrello, quello di Rimini? Sì. Fate il canestrello naturale o quello di plastica? No, naturale. Quello antico. Ecco, naturale, questo viene servito. Per uso proprio, adesso guardate possiamo, che bello. Lo serviamo pure nel cucchiaio. Servito da assaggiare, guarda. Sì, ecco, così. E praticamente con la melassa di fichi. Bellissimo, complimenti allora. Grazie. A Filomena e Emilio Rotondò, è stato un piacere. Grazie. Prego. Buon ritorno.